nuovo codice della strada prevede, tra le altre cose, misure più severe per chi usa lo smartphone alla guida. Il testo della legge sta per approdare in Senato dopo aver avuto l'ok della Camera dei Deputati. Multe molto più salate e sospensione della patente per chi utilizzerà lo smartphone alla guida. Fenomeno questo, molto più diffuso di quanto immaginiate ed altrettanto pericoloso. Per comprenderne la portata, strettamente connessa all'uso abnorme che ormai facciamo del cellulare, abbiamo intrapreso un viaggio su una delle autostrade più trafficate d'Italia, la A1. Ecco cosa abbiamo scoperto. Siamo partiti da Napoli in direzione Roma sulla A1. L'uso dello smartphone alla guida, insomma, con grande pericolo per tutti, specie in autostrada, sembrerebbe dilagante. Ci siamo imbattuti in molti automobilisti nel viaggio di andata e ritorno da Napoli-Roma in un sabato d'inizio ottobre. Così abbiamo deciso di rivolgerci alla Polizia di Stato per saperne di più. I dati che ci hanno fornito parlano chiaro. Dal 1 gennaio al 21 ottobre del 2024, in totale il numero di infrazioni su strada è di 38.256 contro le 40.134 dello stesso periodo dell'anno scorso. Le infrazioni rilevate per uso dei dispositivi elettronici alla guida è di 19.301 in tutta Italia, contro le 18.675 dello stesso periodo del 2023. Insomma, un trend costante ed in costante crescita. Il problema non è più tanto la telefonata, anche perché c'è da dire che quasi tutti i veicoli oggi sono dotati di Bluetooth, quindi la telefonata viene fatta a mani libere. Il problema non è tanto quindi più la telefonata, ma è le app di messaggistica, le app social, quindi rispondere a un commento, mettere un like, oppure rispondere a un messaggio WhatsApp o quant'altro, addirittura fare delle video call WhatsApp durante la guida. Noi abbiamo avuto casi di persone fermate che stavano guardando una serie TV col tablet montato sul cruscotto. Ecco, quindi queste sono situazioni che purtroppo si verificano, che sono di una pericolosità estrema, perché causano una distrazione elevatissima, che poi è causa di un notevole numero di incidenti stradali. A 50 km orari, che poi è il limite di velocità urbano, in un secondo io percorro circa 15 metri, quindi a 100 all'ora sono 30 metri. Quindi voi pensate che se io semplicemente per fare il gesto e prendere il telefonino rischio di metterci addirittura più di un secondo, 2-3 secondi, ho percorso 30 metri, 20, 30, 40 metri e li ho percorsi fondamentalmente al buio, alla cieca. E immaginate in autostrada a 130 km l'ora, io percorro più di 100 metri in un secondo e quindi immaginate quello che può succedere semplicemente per non solo prendere il telefonino, ma se poi non ho, una volta preso il telefonino, io faccio questo lavoro qui per rispondere, voi immaginate che cosa può accadere. Attualmente le sanzioni previste prevedono un pagamento di un'ammenda, di una contravvenzione pari a 165 euro ed è prevista la sospensione della patente da 1-3 mesi solo in caso di recidiva. Il nuovo codice della strada potrebbe entrare in vigore entro Natale e prevede una multa da un minimo di 250 ad un massimo di 1000 euro per chi utilizza lo smartphone alla guida. Per i recidivi si arriva fino a 1700 euro. Potrà dire addio alla patente per una settimana chi ha almeno 10 punti e per due settimane chi ne ha meno di 10. In caso di incidente i tempi raddoppiano. Tutto questo basterà per evitare di guardare lo schermo mentre si è alla guida? Noi continueremo a monitorare la situazione.